Buono così. Ok. Ho lasciato le chiavi, così se da noi ci pensa lei. Siete venuti nella casa del Signore? Carissimi, siete venuti nella casa del... State fermo questo coso, stai fermo. Carissimi, siete venuti nel... Carissimi. No, allora. Andate via! Basta! Forse è meglio mettere l'olio nella ruota. Oddio mio, come ti stai? Vedi il cavo, dammi, mi dia la mano. Prega! No, state fermo questo coso. Sposi, siamo qui raccolti perché il vostro amore sia santificato da Dio davanti al ministro della Chiesa. Voi... Permesso. Ma insomma, cosa... Permesso. Ma voi, chi siete? In Bianchini. È vero, ma dove vado a venire alle 7? Abbiamo avuto una conferenza stampa e poi un consiglio d'amministrazione. Lo so, ma io adesso sto celebrando un matrimonio, come vedete, quindi... ma a noi non dà fastidio. Ah, no? No, a noi non... voglio dire, lei vada pure avanti come se fosse a casa sua. Non vi disturbo? No, se riesce a fare tutto sottovoce, per noi va bene. Ah, bene. Bravo. Senta, signor Bianchino, scusi, sarebbe il mio strascico questo. Ma insomma, si sbrighi. Passi. Aspetta un momento. Dunque, allora prendo, faccio qua, metto su, lo faccio giù qui, così viene. Piano, piano. Ecco, questa tavola è pesante, piano. Si vede molto bene, grazie. Padre, figlio, spirito. Voilà. Tutto a posto. Ecco, grazie. Ora è molto meglio così, grazie. Sì, è molto meglio. Di là. Calma. Ma quale calma? Di là. Dimmi, figliola, continua, ti ascolto. Ho peccato assai. Mi sono congiunta carnalmente con uomini, donne e pure con animali. Animali domestici o selvatici, figliola? Domestici. È un baio. Un baio? Due? Ma no, un baio, un cavallo, va! Ah, dovrei raccontarmi. Non sentire, orecchiuccia santa mia, non sentire. E ora, cari fratelli, raccogliamoci in preghiera. Preghiamo, è meglio che preghiamo. Il Dio di Israele vi unisca e rimanga sempre con voi. Egli ha prediletto voi due, Signore, che essi ti lodino sempre. Accogli la nostra supplica. Non avete dell'acqua? Su, vicina, su. L'acqua. È pratico del posto? E come no? È proprietario. Vada via, via, via! Via! Signore, possano questi sposi vedere i figli dei loro figli fino alla terza e alla quarta generazione? Non ora la musica, dopo! Carissimi Maria e Domitilla, oggi... Che stiamo facendo? Che è tutta sta gente? Da quale lampadario comincia? Si comincia da questo che è il più arrugginito. Dai, tu sciogli la catena e io faccio sgombrare qua sotto. Su, avanti, dai, circolare. Non rimanete lì impalati come delle vertucce. Avanti, su. Avanti, spostate. Avanti. Avanti di là, sedere. Lei sedere. Ma come sei? Da chi sei? A lei, a tutti. Stiamo facendo un matrimonio. Sedere. Di logica. Il lavoro di logica! Figlio,
Buoni, buoni, sedetevi, calma, non vi preoccupate. Sono rimasto solo due lampadari, per grazia di Dio. Mamma mia. Ah. Ma dove eravamo rimasti? Boh. Sì, va boh. Cantiamo. Cantiamo! Ti ringrazio, mio signore. Beh, lasciamo perdere, va. Basta cantare. Ah, c'è da intonare quella piastrellina, già che ci siamo. Quale? Lì, quella lì. Invito a rivolgere questa reverente preghiera all'effigie del nostro santo protettore, un prezioso mosaico del 300. Oh, madonna mia. Ma dove sono andato? Non sai mai niente tu, eh? Giorno, volevo chiedere, mi bisogno di niente, eh? Non si bussa? E se ero nudo? Cantiamo. Mi ricorderò un passo del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù dei farisei per metterlo alla prova. Egli chiese: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per un qualsiasi motivo? E Gesù rispose: no. Senti. Sì? C'è un anello che andrebbe saldato qui. Ti prendo la bombola. L'uomo maschio e femmina, e così disse. Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie. E i due diventeranno una sola carne. E per questo essi non sono più due, ma una sola carne. Ehi, se può fa, se può fa. È un miracolo. È solo un'illusione ottica. Gloria al Padre. Allora, attento bene. Tu devi aprire la valvola solo quando dico fuoco. Sì. La parola fuoco. Ascoltaci, Dio onnipotente e misericordioso. E il rito che celebriamo con il nostro sacro mistero. Non l'avevo detta, eh? Diceva il compimento della tua benedizione. Sia non si fuma in chiesa. Sia gloria al Signore. E ora, cari figlioli, siamo giunti al momento più importante di questa giornata, che non dimenticherete, che non dimenticheremo mai, mai. E chi sa, scorto? Se è vostra ferma intenzione contrarre il sacro vincolo del matrimonio, congiungete le vostre mani. Prego, alzatevi. Sentiamo lo sposo. Io, Mario, prendo te, Domitilla, che si parla appuntato, come mia sposa, e prometto di esserti fedele in ogni circostanza, nella buona e nella cattiva sorte. Io, Madonna, Dolomita, è casa fanotte, prendo te, Mario, come calma, mio calma. Andiamo a pelle, ampressa, ampressa, buona cattiva sorte. Ah, e i capelli? Permesso? Scusate, ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi. Non si preoccupi, è colla, eh? Ecco qui. Un'incollatina. Perfetto! Perfetto! Amore, la fronte? Non è più la fronte, dov'è la... Perfetto! Alla Ringo Starr. Oh! Oh, no. Oh! Cosa c'è? Non stai bene? Hai preso freddo? Vuoi alzarti? Vuoi un passaggio? No.
Io gliel'avevo detto, perché non fai il matrimonio ad Assisi? Sì, ad Assisi dice, ma chi è la pensione? Ah, è vero, la conosco anche io. E ora scambiatevi un segno di pace. La pace sia con te. Pace, pace. Mignotta! Ma come si permette? La lasci! Calma, figliole! Vabbè, il matrimonio è fatto, di chiare marito e moglie! Abbiamo avuto, avuto chiare sarà la scorsa a me! La pace, pace! Pace, ma... Applauso!